Ciao a tutti, sono Elisa Maruzzo e mi occupo del coordinamento di Scuola Pop, il centro scolastico dell'associazione Pop Corner. Sono Nora Ferraretto, sono la coordinatrice del doposcuola fuori di scuola e sono una psicologa. Quello che intendiamo fare con questo breve video è presentarvi fuori di scuola, il doposcuola di Montegallella, perché sono ufficialmente aperte le preiscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2022-2023. Partiamo dalle informazioni fondamentali. Che cos'è il doposcuola? Il doposcuola è un servizio di assistenza collettiva allo studio rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. È situato presso la Fondazione Soranzo di Via Lampertico a Montegaldella, ma è raggiungibile anche alle scuole della zona come il plesso di Montegalda grazie al nostro servizio di trasporto gratuito. Quanto agli orari, il doposcuola inizia al termine delle lezioni del mattino e finisce alle 17, ma per le famiglie che ne hanno la necessità è possibile sottoscrivere un servizio di posticipo e rimanere con noi fino alle ore 18. Lascio la parola a Nora per la descrizione di un pomeriggio tipo di doposcuola. Inizialmente noi ci occupiamo di andare a ritirare i partecipanti all'uscita della scuola e dopodiché ci avviamo verso le nostre stanze per sistemarci, per prepararci per il momento del pranzo che passiamo insieme. Dopo aver finito questo momento, i bambini si rilassano facendo ricreazione e giocando negli spazi che abbiamo a disposizione. Dopodiché inizia il momento dei compiti e in questo caso i bambini vengono suddivisi in due aule in base al grado scolastico e al carico di compiti a disposizione. I compiti vengono svolti favorendo il peer tutoring e favorendo anche un clima di collaborazione, di cooperazione. Inoltre i compiti che vengono svolte dopo scuola vengono ricontrollati e ricevono un feedback da parte degli educatori spiegando ad esempio ai bambini gli errori che vengono commessi oppure argomenti che sono poco chiari. C'è un continuo e costante dialogo con i genitori per aggiornarsi insomma su come procede il servizio, su come si trovano i bambini. Per chi dovesse finire in anticipo i compiti, noi abbiamo strutturato l'aula con delle postazioni di gioco semistrutturato, dove i bambini possono fermarsi in attesa del momento del ritiro da parte dei genitori. Oltre a questo, una volta alla settimana organizziamo un laboratorio che proponiamo ai bambini e può riguardare un lavoro manuale, oppure anche una passeggiata, oppure dei giochi, comunque qualcosa di ricreativo e di diverso dal solito. Sì, e per chi volesse arricchire ulteriormente il pomeriggio è possibile scegliere di frequentare le lezioni di equitazione allo Yama Ranch, che è lì a pochi passi, oppure sottoscrivere un altro servizio dell'associazione come un corso di musica o un altro servizio scolastico, lezioni private, un corso sul metodo di studio o corsi di lingua. E per chi desiderasse maggiori informazioni trovate tutto scritto sul nostro sito nella pagina dedicata, ma siamo sempre a disposizione per eventuali domande ai contatti che trovate nel nostro sito. E è tutto, e vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo.